Lo sguardo di Gesù va oltre i peccati e i pregiudizi, vede la persona con gli occhi di Dio, che non si ferma al male passato, ma intravede il bene futuro. Lo ha detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, commentando l'episodio evangelico della visita di Gesù alla casa del pubblicano Zaccheo, inserita nella liturgia di questa domenica. Gesù, ha spiegato, guidato dalla misericordia, cerca il pubblico peccatore Zaccheo, sfruttatore del suo popolo, uomo disonesto e disprezzato da tutti, per salvarlo, perché non si ferma alle apparenze, ma guarda al cuore. A volte noi cerchiamo di correggere o convertire un peccatore rimproverandolo, rinfacciandogli i suoi sbagli e il suo comportamento ingiusto. L'atteggiamento di Gesù con Zaccheo ci indica un'altra strada, quella di mostrare a chi sbaglia il suo valore, quel valore che Dio continua a vedere malgrado tutto, malgrado tutti i suoi sbagli. Questo può provocare una sorpresa positiva che intenerisce il cuore e spinge la persona a tirare fuori il buono che ha in sé. E il dare fiducia alle persone che le fa crescere e cambiare. Così si comporta Dio con tutti noi. Non è bloccato dal nostro peccato, ma lo supera con l'amore e ci fa sentire la nostalgia del bene. E questo è... Tutti abbiamo sentito questa nostalgia del bene dopo uno sbaglio. E così fa il nostro Padre Dio, così fa Gesù. Non esiste una persona che non ha qualcosa di buono. E questo guarda Dio per tirarlo fuori dal male. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha ricordato i quattro sacerdoti benedettini spagnoli beatificati ieri a Madrid, martirizzati nel secolo scorso durante la persecuzione della Chiesa, chiedendo loro di pregare per i cristiani che ancora oggi sono perseguitati per la loro fede. E poi ha parlato del viaggio che compirà domani e dopodomani in Svezia per la commemorazione della Riforma, che vedrà cattolici e luterani raccolti insieme nel ricordo e nella preghiera. Chiedo a tutti voi, ha detto, di pregare affinché questo viaggio sia una nuova tappa nel cammino di fraternità verso la piena comunione. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.